Elettroservizi di Mirano, Venezia. Impianti elettrici civili, industriali, automazioni, assistenza tecnica. Terenzoni EC, amministrazioni di immobili. Trasparenza per noi è l'estratto conto del condominio nelle tue mani. Sandonauto è punto di riferimento per il Nord-Est nell'assistenza, manutenzione, riparazione di ogni tipo di veicolo, commerciale e industriale. La passione di un team tecnico che è in grado di soddisfare con risultati e tempi da record le esigenze di chi ogni giorno va su strada e pretende il meglio. Sandonauto è un'officina autorizzata Iveco, Fiat Professional e Carrier e autolavaggio professionale dotato delle migliori tecnologie sul mercato. Per superare ogni sfida in tutta sicurezza, la tua sicurezza. Scegli Sandonauto a Sandonà di Piave, Porto Gruaro e Mestre. Bentrovati all'Esperto Risponde sulle mediazioni. Io sono Roberto Taroni e sono il presidente di Mediazione e Conciliazione Italia e All for One, che è un network di servizi. Oggi cerchiamo di rispondere a Mario da Siracusa, che fa il commercialista e che domanda: i costi della mediazione sono decurtabili dalle fatture spese della causa? No, in questo caso non sono decurtabili da quelle della causa, neppure nel caso di mediazione obbligatoria. Diciamo però che c'è un caso particolare in cui le spese legali non seguono in questo caso la soccombenza, come solitamente invece avviene. E il caso è nel momento in cui, quando c'è la mediazione in sorta e il mediatore fa una proposta richiesta dalle parti e una parte non accetta questa proposta, poi si dovesse andare in giudizio e in giudizio quella parte che non ha accettato la proposta viene a vincere il giudizio, in questo caso in tribunale. Bene, in questo caso, pur avendo vinto, non solo non ottiene il rimborso delle proprie spese legali, ma addirittura, pur avendo vinto, deve pagare quelle del convenuto e alla fine, oltremodo, il giudice può condannare il versamento di un'altra somma corrispondente al contributo unificato che doveva all'inizio. Quindi, come vedete, in questi casi la mediazione civile è veramente uno strumento interessante, perché cerca, e qui il legislatore ha sicuramente lavorato per questo, cerca di far trovare la pace tra le due persone, però facendo sì che ci siano delle cose che servano anche a non dire automaticamente no, io mediazione non ci vengo, oppure mi forzo sulla mia parte e non rispondo più di questa. Perché, ripeto, laddove si poteva risparmiare tempo utile per tutti e soprattutto denaro pubblico con una causa, a questo punto, se la proposta del mediatore fosse stata accettata, ci sarebbe stato un enorme risparmio da parte dello Stato e voi stessi di persone, voglio dire, che non avreste pagato tutte quelle spese, e la persona che non l'ha accettata non solo non riceve dalla parte che ha perso le spese di soccombenza del proprio legale, perché così appunto non ha accettato la proposta del mediatore, ma addirittura deve ripagare le spese del contributo unificato. Spero di aver risposto anche oggi alla vostra domanda. Vi ricordo di poter scrivere al espertorisponde@televenezia.it, così da potervi dare l'occasione di porre dei quesiti che vi sono rimasti così come dubbi o perplessità, e io cercherò alla meglio di poter rispondere al vostro quesito. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Vi ringrazio. Salve a tutti.